Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute nella saga dei prodotti terminati della Colors. Yeah! Terzo video di prodotti terminati per la cura della casa e del bucato. Ragazzi, ve lo avevo detto che erano tantissimi prodotti che nel bagno non c'erano più, ve lo avevo raccontato in diretta domenica. Sono stata costretta a suddividere questo video in tre parti, lo so, è un po' una palla, però giro per chi non avesse visto i precedenti, vi consiglio di andarli a vedere, li trovate subito prima di questo qui. Sono stata costretta a suddividere questo video in tre tranche perché sto girando il video con il cellulare del maritozzo che non mi fa caricare video più lunghi di 30 minuti, altrimenti YouTube, cioè il cellulare me li fa anche girare, ma poi me li spezza direttamente, non capisco perché, li stoppa e li fa ripartire. Quando poi vado a caricare i vari segmenti su YouTube per mettere online video, YouTube non me li riconosce, non me li fa unire. Questi sono i misteri che solo a me possono succedere, lasciamo perdere. Per cui, ok. Terza ed ultima parte, promesso, di questi prodotti. Avevamo terminato, avevo terminato il video, ci eravamo soffermati o fermati o stoppati nella seconda parte del video su un ammorbidente che non mi era piaciuto affatto, andate a rivedervelo nel video, che puzzava di muffa, quindi una delusione pazzesca. E fatemi vedere, ho ancora due ammorbidenti, dopodiché sono rimasti veramente 5 prodotti in croce. Magari durerà pochissimo questo video, ma pazienza. Allora, ho terminato questo fabuloso ammorbidente concentrato, profumazione magnolia e lavanda con oli essenziali. Qui dice profumo irresistibile, 1 litro più 250 ml di prodotto. Qui dice 15 settimane di profumo, vabbè, non esageriamo. Allora, che ci dice qua? Boh, che ci dice? Stiratura più facile, freschezza duratura, agisce su tutti i tessuti anche sintetici, sensazioni morbide e confortevole, che ci dice 87% di formula biodegradabile, agente conservante a base vegetale, 100% flacone in plastica riciclata, prodotto responsabilmente, flacone e tappo 100% riciclabili senza etichetta. Impegno per un approvvigionamento responsabile, insomma, diciamo che è anche una confezione abbastanza eco-bio, insomma, non voglio dire troppo grossa. Il pack è stato pazzesco, mi ha fatto proprio innamorare, come molti di voi sapranno, e come ho detto anche nei video precedenti a questo, sto testando un po' di ammorbidenti nuovi di vari brand, proprio nuovi per me, ovviamente. Proprio per darvi un po' una visione a 360 gradi, un po' per darvi anche la mia opinione, che per carità opinabile assolutamente, ma mi sento insomma di, visto che mi seguite, so che seguite tanto questi video sui detersivi, almeno riesco a darvi anche la mia idea su qualche prodotto nuovo. Allora, pack, che ve lo dico a fa, io che adoro il viola in tutte le sue forme e sfumature. No, questo mi ha proprio chiamata questo prodotto e non l'ho snasato al negozio, lo sapete che io non snaso più i prodotti al negozio, sono diventata brava. Fantastico, buonissimo. Qui dice magnolia e lavanda. Io la lavanda ce la sento veramente pochino, ma sapete che ci sento anche delle note di cioccolato, cioè delle note cioccolatose. Ma è buonissima. La profumazione è veramente fantastica. È molto gradevole, molto coccolosa. La resa sul bucato. Allora, lavatrice da 8 kg. Io non mi attengo mai alle istruzioni che leggo qui, perché vado un po' a gestisco il bucato a mio piacimento, la profumazione del bucato gestisco a mio piacimento. Allora, quando non ho, io ho lavatrice da 8 kg, lo ricordo sempre, quando non ho quando non lavo a pieno carico, proprio pieno pieno, ne ho utilizzato un tappino che vi ricordo essere piuttosto grande e profondo. Il prodotto è molto denso e il colore mi sembra fosse un rosa, adesso non mi ricordo, forse bianco, credetemi, non mi ricordo, ma
poco importa. Quindi con lavatrice non proprio a pieno carico, un tappino, lavatrice a pieno carico 8 kg, vi ricordo, due tappini, a volte anche 2,5. E quando per esempio lavo la biancheria per la casa oppure gli asciugamani, eccetera, eccetera. Profumo fantastico. Una volta che andate a tirare fuori il bucato dalla lavatrice, si avverte una nota molto delicata, molto gradevole, molto piacevole, ma non è quello che voi andate a snasare nel momento in cui, quello che andate a snasare quando prendete la confezione. Quindi la snasata fatta così ha una certa importanza sia a livello di intensità che di profumazione. Quando voi andate poi a tirare fuori il bucato dalla lavatrice, profuma, ma non è questo profumo, come dice qui, irresistibile, e qui ci dice pure che è concentrato. Io all'inizio pensavo ad un sovradosaggio del prodotto con due tappini e vi devo dire che con due tappini un pochino di più si sente, ma non è quella profumazione che mi dà questa linea qui. Per capirci, quindi al momento questi ragazzi, questa linea di Tesori d'Oriente per me è imbattibile, anzi me la lascio qua. Buon prodotto, a livello di morbidezza, nì, lo sapete, insomma, non ricerco chissà cosa, quale morbidezza dalla morbidente, mi interessa, visto che lo utilizzo, che profumi, mi profumi un pochino il bucato. Però è un prodotto, non lo boccio completamente, ma non è tutto quello che io mi aspettavo di trovare andando a snasare la confezione. Ultimo, scusatemi, ultimo ammorbidente. Chi di voi segue le mie dirette, ma anche chi non le segue, perché io poi le lascio comunque online, quindi sul canale, le potete andare a trovare. Vi consiglio di guardarle perché non guardate tanto il titolo della diretta, perché gli argomenti che poi vengono fuori nelle dirette che faccio non hanno mai nulla a che fare con il titolo. I titoli sono sempre un po' così, ma poi viene fuori sempre il mondo da ogni diretta che faccio. Perché? Perché c'è tantissima interazione con le persone che mi seguono nelle dirette, con la mia community delle dirette, si è creata una community fantastica e quindi spesso e volentieri si parla di prodotti. Ho presentato tempo fa, ho fatto uno spacchettamento Faberlic, il mio primo spacchettamento Faberlic in diretta con voi, ed ho già iniziato a testare i prodotti che avevo preso appunto in quel primo ordine. Allora, ne ho già terminato uno. Si tratta, scusatemi, ne sto parlando da praticamente un'ora. Si tratta del Faberlic Home, della linea della casa dei prodotti Faberlic. Questo è un ammorbidente, aspettate che qua è scritto in cirillico, vi devo andare a vedere qui, ultra ammorbidente per biancheria 2 in 1, orchidee, cashmere, mezzo litro di prodotto. Qui ce lo chiama, insomma, come un ammorbidente super concentrato, super fantasmagorico, super profumato, bla bla bla. Sono 500 ml di prodotto, sì, ve l'ho appena detto, quindi mezzo litro di prodotto. E qui diceva di utilizzare mezzo di questo tappino. Allora, mezzo di questo tappino per un carico da 5 kg, se non erro, adesso non vorrei dirvi cavolate, un tappino intero per carichi più grandi. Io sono sempre andata a metterne uno di tappino. Allora, la profumazione sentita così è molto 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 leggera, ma gradevole, tant'è vero che l'avevo snasato in diretta e avevo detto, però è buono, mi piace la profumazione. Ragazzi, non ci siamo, non ci siamo assolutamente. Io non ci ho fatto questi 30 lavaggi che dicono qui, perché ne ho sempre utilizzato un tappino intero. Anche a livello di morbidezza non mi sembra che abbia fatto chissà che cosa, quale effetto strabiliante sul mio bucato. La profumazione è praticamente inesistente. Ora non so se sia questo tipo, questa tipologia, questa profumazione che ricordo essere orchidea e cashmere, ma è un prodotto
che per quanto mi riguarda è un prodotto bocciato, cioè io tutta sta su questo entusiasmo per tutti questi prodotti Faberlic. Ora ripeto, questo è il primo che ho utilizzato, quindi non sto facendo di un'erba un fascio, ma mi dispiace molto che come primo prodotto io debba fare una recensione negativa di questa azienda Faberlic, della quale sento parlare in ogni dove sul tubo, sempre in toni entusiasti. Raga, sarò la voce fuori dal coro, che vi devo dire, questo prodotto qui nello specifico per me è un prodotto floppissimo. Se poi abbia igienizzato il bucato, io questo non lo so, ma a me non è piaciuto assolutamente. Quindi primo prodotto Faberlic bocciato. Speriamo che gli altri, insomma, per gli altri vada un pochino meglio. Un altro prodotto che mi sento di bocciare, ma veramente di bocciare alla grande, sono questi sali, diciamo, profumati per la biancheria, questi prodotti in granuli praticamente, questi profumi a biancheria, questi additivi profumanti. Questo l'avevo preso, è della linea Dussy, quindi preso da Lidl, alla profumazione pistacchio. Questa è una linea che era uscita tempo fa, non so, non credo sia linea permanente. Ero desiderosa di provarla perché mi ero trovata, mi sto trovando benissimo con il detersivo per i piatti di questa linea qui, ai macaron pistacchio, e ho voluto provare anche queste gocce, non sono goccine, scusatemi, questi cristalli profumanti. Raga, che vi devo dire? Questi è niente, c'è parente, cioè sì, si sente il profumo. Io sono andata addirittura a metterne due tappini per ogni lavatrice per cercare di sentire qualcosa. Un lieve sentore, ma proprio lieve, 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 210 grammi di prodotto, ma anche no, per me è un super bocciato. Io non sono una mega fan di queste goccine profumanti o di queste perline, insomma, di questi cristalli profumanti. Lo vedete, non me ne vedete presentare quasi mai. Però anche no, insomma, per me è un prodotto completamente inutile. Terminiamo con i prodotti per il bucato, quindi detersivi per il bucato. A questo giro ho terminato una garanzia per me. Io stra-amo questo prodotto, mi piace la profumazione, mi piace la resa sul bucato, mi piace tutto, tutto di questo prodotto. Sto parlando di Omino Bianco Detersivo Igienizzante. Rimuove germi e batteri. Io non sto mai a guardare la quantità di lavaggi che mi dice qui, perché non sono mai quelli che loro vi dicono qui. E poi ripeto per la 800 milionesima volta che ho una lavatrice da 8 kg, quindi mi serve sempre più del prodotto che loro dicono, 2,2600 e mezzo, a due poco più di 2 litri di prodotto, 2 litri e 600 di prodotto. Per me è una garanzia, mi piace come lava, mi piace la profumazione, mi piace tantissimo, sa proprio di pulito, e che vi devo dire, non credo di dover aggiungere altro, per me è un prodotto strapromossissimo. Così come vi sento di promuovere a pieni voti anche Ava come lava, Ava come lava, ve lo ricordate Calimero? Le giovani non se lo possono ricordare, ma le vecchiette come me sì. Ava come lava per bianchi e colorati, pulito profondo. Eccolo Calimero, piccoletto, che piangeva sempre perché io sono Calimero, tutto nero. Che carino che era! Era questo pulcino nero sfigatello. E freschezza tropicale, c'è la freschezza floreale, c'è questa tropicale. Questa è quella che mi piace di più tra le due, ma sono entrambe le profumazioni che gradisco molto. Mi piace, è fresca, è frizzante, è una freschezza, sa veramente mi ricorda l'estate, mi ricorda, purtroppo mi ricorda l'estate, mi ricorda insomma i panni stesi, il bucato steso al sole, mi ricorda il pulito, ecco, mi fa pensare a dei prati fioriti, veramente buono, una super garanzia, 1,8 litri di prodotto, spesso si trova in offerta, io lo trovo in offerta da Risparmio Casa. So che alcuni fra voi non ci si trovano bene, io mi ci trovo benissimo.
Sempre come detersivo per il bucato ho terminato il Bio Presto. Questo è un formato maxi convenienza, è un prodotto italiano di Henkel, sono 2,5 litri di prodotto trovato in offerta da Risparmio Casa. Non prendevo un Bio Presto dai tempi proprio di nonna e devo dire che allora, senza infamia e senza lode, la profumazione è la classica profumazione del detersivo di una volta, quindi sì, sa proprio del bucato di una volta, niente di particolare, sul bucato poi alla fine non si sente, dovete andare a mettere un ammorbidente molto profumante. Io lo sapete, non ho un bucato particolarmente esigente, quindi non ho grosse macchie da togliere, non ho unto da togliere, non ho grasso, che so, di macchina, per esempio, come potrebbe essere, che ne so, le tute dei meccanici. Quindi ho un bucato sporco, uno sporco medio del mio bucato. Il mio bucato ha uno sporco medio, insomma, ci siamo capiti. E sì, buono. C'è di meglio, insomma, ecco, niente di che. Lavare ha lavato, ma non mi ha proprio entusiasmata da dire: oh, mio Dio, lo devo correre a ricomprare. Proprio no. Se qualora dovesse ritrovarsi in una super offerta, lo potrei anche provare, ma non è un prodotto per il quale mi sono strappata i capelli o non è un prodotto che mi abbia fatto dire wow. Ultimi due prodotti e abbiamo terminato. Allora, sempre della linea Natura Amica, ho preso questo, mi sono trovata appunto da Lidl e ho preso sia quello per i pavimenti del quale vi ho parlato poco fa, non mi ricordo se in questo video o quello precedente, perdonatemi, credo questa tranche qui, e, ho preso il puro ecodetersivo concentrato per la lavatrice. Polvere lavatrice con ammorbidente naturale, profumazione lavanda, 0% coloranti, sbiancanti ottici, tensioattivi chimici, completamente biodegradabile, certificato ISO qualcosa che non riesco a leggere da qui, riciclabile con la carta, quindi questa è una cosa fantastica, è attivo già a 40 gradi, è certificato AIAB, 20 dosi, qui dice ovviamente non lo stiamo a guardare. Stessa cosa che dice, qui dice che il marchio AIAB è l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, certifica il basso impatto ambientale del prodotto, il suo rispetto per la persona e per l'ambiente, con maltodestrine bio. Quindi qui dice concentrato privo di tensioattivi chimici, sostanze chimiche nocive e sbiancanti ottici. Che vi devo dire, fantastico prodotto. Qui dice che per una lavatrice da 5 kg, a seconda della durezza dell'acqua, andate a mettere da un cucchiaio a 2 cucchiai. Io ne ho sempre messo uno e mezzo, e devo dire che i panni sono venuti profumati delicatamente e ben lavati. Questa linea qui di Natura Amica mi piace tantissimo, vorrei provare anche altro. L'unica cosa che mi fa un po' desistere dall'acquisto è il costo, perché è vero che è super concentrato, ma è anche vero che io faccio tante lavatrici. Poi nelle ultime 2 settimane sto anche gestendo il bucato della mia mamma, dei miei genitori, perché mamma non sta benissimo in questo periodo e quindi sto gestendo anche il loro bucato, quindi lascio a voi immaginare che cosa posso, quanto possa lavare la mia lavatrice, ma è un prodotto strapromosso. Ultimissimo prodotto, sempre una garanzia per me, è questo di Winnis. Questo Winnis Naturel, chiamatelo come volete, lavatrice ha la profumazione di Aleppo e Verbena. Ottimo prodotto, buonissimo, mi piace tantissimo. Anche questo è super concentrato ed è verissimo. Qui dice che sono sufficienti dunque per uno sporco, diciamo, normale con un'acqua media 50 ml di prodotto. Qui dice per grandi carichi, quindi da 7,5 kg in su, aggiungere 25 ml alla dose consigliata. È molto concentrato, quindi se esagerate vi fa tanta schiuma e la profumazione anche è veramente buona. Sono 1,25 litri di prodotto, poco più di un litro,
Ma sapete che io ho un'adorazione, un amore per i prodotti Winnis, mi piacciono veramente, veramente tanto. Quindi è un prodotto che mi avete già visto presentare e che mi rivedrete a presentare a giro sicuramente. Ragazzi, carrellata dei prodotti finita. Uè, ce l'abbiamo fatta! Yeah! Ce lo siamo portati a casa questo video. Sapete come sempre che io, fatto un disastro perché avevo messo, no Zara, non ti spaventare, avevo messo in piedi tutte le bottiglie per tirare sulla busta, volevo farvi vedere che era vuota, ma lo è veramente, insomma erano tre buste di prodotti, tre tranche di video, mi dispiace per questa cosa, ma magari riuscirete a gustarveli anche con più facilità essendo più brevi. Ragazzi e ragazze, come sempre io ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questa lunghissima carrellata di prodotti, a puntate questa volta l'abbiamo fatta. Spero guardiate tutte e tre le puntate perché sono argomenti diversi per ogni video. E che dire, grazie di cuore, io vi mando il mio bacio super stramega galattico. Mua! Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete. E in chiusura di questo video ci tengo tantissimo a ringraziare nuovamente tutte le persone che in queste 2 ultime settimane mi sono state vicine, con un pensiero, con un emoticon, tutte le persone che veramente mi hanno aiutata a sopportare, non supportare, mi hanno supportata, insomma, mi hanno aiutata a sopportare questo momento un po' delicato, insomma, questo dolore immenso che ho nel cuore. Grazie di cuore, siete veramente una forza. E basta, questo è quanto. Un bacio grandissimo e alla prossima. Ciao a tutti.